city is your own. Look, it's hunt for your perfume wherever you roam. Ora sono libero di pensare a cose nuove, così il piacentino Federico Pagani, in arte Ann Arbor, ha commentato l'uscita di May, il suo primo album lanciato ufficialmente lo scorso 30 settembre. Il cantautore ha parlato del disco nella quarta puntata della quinta stagione di Piacenza di Notte. È un lavoro con tanti suoni, arrangiamenti e collaborazioni, ha raccontato con orgoglio l'artista, impegnato in tour in tutta Italia, ai microfoni di Telelibertà. È stata l'occasione per parlare dei prossimi progetti in cantiere. Il tuo futuro lo vedi in Italia, all'estero, sempre nel mondo della musica, ecco? Questa è una bella domanda, lo vedo sicuramente nel mondo della musica, perché ormai ogni giorno che passa, cioè, ci sono sempre più dentro e è un po' dura tirarsene fuori in qualche modo. Dove? Anche quello è una bella domanda. Cioè, ci penso spesso, vorrei poter fare questo mestiere qua in Italia, facendolo diventare proprio un mestiere in senso stretto. Vorrei che fosse più semplice suonare e fare il musicista qua in Italia. Non lo è, soprattutto anche perché canto in inglese, quindi è un ostacolo da un certo punto di vista, e quindi spesso mi dico se non sarebbe più facile un percorso all'estero. Condotta da Alessandra Lucchini, Piacenza di Notte, in onda ogni giovedì alle 21, è diretta dalla regia di Giuseppe Piva, alla fotografia Davide Franchini. Per partecipare al programma basta scrivere a piacenzadinotte@telelibertà.tv. Le repliche sono previste domani alle 9 e alle 22 e domenica alle 10 e alle 23. It will be summer no more. Your dreams could